c'è stato il giusto tempo, come c'è dopo ogni gara, per riflettere sugli errori fatti e sulle cose che non sono andate bene, per cui in questi 2 giorni abbiamo analizzato, insomma, il motivo della sconfitta, il motivo di un secondo tempo deludente e da oggi, da ieri già abbiamo ricominciato a lavorare per evitare che possa riaccadere e pensare alla partita di venerdì con fiducia, in modo da arrivare nel migliore dei modi, come abbiamo sempre fatto. Insomma, una sconfitta ci può stare, è importante riprendersi subito, se non altro facendo le cose giuste. Poi nel calcio si può vincere, si può perdere, non è quello il problema, però sappiamo cosa abbiamo sbagliato, dove siamo mancati e quindi cercheremo e rimedieremo sicuramente venerdì. È una stupidata a confronto ai 2 mesi e mezzo che ho passato, che sono stati veramente difficili, però sono riuscito a uscirne comunque bene, da solo, con l'aiuto di qualche amico, e quindi un taglio in faccia non è un problema, una stupidata. Cioè, io Palermo e Empoli non li guardo neanche, noi guardiamo veramente ai punti che abbiamo, a noi brucia non avere un punto in più. Quindi per noi è importante la nostra classifica, il nostro punteggio, il nostro obiettivo, poi quello che fanno le altre è davvero relativo. Noi del terzo posto in questo momento non ce ne frega niente, perché manca tutto il girone di ritorno, quindi figuriamoci, sono importanti i punti adesso.